Siamo a Sezze nel 1956. Sezze è un paese povero, di contadini. In fondo la guerra è finita da appena 12 anni, quindi è una società chiusa. Il centro storico è popolatissimo di abitanti. Improvvisamente si sparge la voce che all'anfiteatro, dove qualche anno prima avevano fatto la rappresentazione della Passione di Cristo, era venuta una troupe cinematografica a girare dei film. Erano arrivati molti operai da fuori e ai piedi della gradinata dell'anfiteatro avevano costruito una tribuna grandissima di legno, bella, monumentale, con ai lati delle statue gigantesche, di cartapesta naturalmente, perché si doveva girare un film sul mondo romano. Io ero un ragazzo, cioè avevo 14 anni, la curiosità era tantissima, per cui quando hanno iniziato a girare le scene, non sono andato a scuola, ho marinato la scuola, la tentazione di vedere degli attori, delle attrici in primo piano era grandissima, noi li vedevamo soltanto al cinema. E gli attori per girare questo film, Le schiave di Cartagine, un film in costume romano, come si dice, un film peplum, pieno di avventure, di scene mosse, avventurose, bellissime, con degli attori, delle attrici che allora erano sulla cresta dell'onda. Basta pensare alla bellissima Gianna Maria Canale, un'attrice che noi la sognavamo. Ma accanto a lei c'era anche un'altra attrice emergente, giovane, Marisa Lasio, che era la rivale di Gina Lollobrigida, ci somigliava anche per certi versi. Queste le due attrici protagoniste. Poi c'erano dei grandi attori, c'era un attore spagnolo, Jorge Mistral, un fusto, un uomo verso il quale noi ragazzi avevamo la massima ammirazione. E poi c'era anche un altro attore spagnolo, Ruben Royo, che però spesso faceva la parte del cattivo. Quindi questi attori protagonisti, quattro, poi c'era una serie anche di personaggi minori, che lo dirò, fra cui Nando Damberlani, che sarà importante per Sezze Nando Damberlani, perché era amico del sempre amato Don Tita Zarra, e quindi era venuto a Sezze per costruire, attaccato alla chiesa di Santa Lucia, una casa di riposo per gli attori ormai non più in attività. E lui e il fratello, e quindi Nando Damberlani era un attore di teatro allora famoso, anche se non era mai per il film protagonista, ma era più per il teatro. Però era conosciuto da tutti Nando Damberlani. Ricordo che io ci ho parlato con una grande ammirazione, era piccolo piccolo, magro, e fumava una pipetta piccola piccola, così. E quindi iniziano, dopo i primi giorni di preparativi, finalmente c'è bisogno di una massa di persone. I primi giorni hanno fatto lavorare soltanto i giovani di Sezze, quelli fisicamente più prestanti. Ma quando c'è stata la scena finale, c'era bisogno di molte comparse. E quindi io, anche se avevo 14 anni, mi hanno dato un vestitaccio e stavo in tribuna a fare numero. Ma il bello che verso le 11 di mattina, io dalle 8 e mezza che stavo lì, appunto, non ero andato a scuola, ero andato là, il regista non riusciva a girare il film perché bisognava riempire la gradinata, e la gradinata dell'anfiteatro ci vanno migliaia di persone. Così si passò voce, andarono degli artigiani che collaboravano con la produzione, artigiani di Sezze che collaboravano con la produzione, andare nei vicoli di Sezze a chiamare le donne, gli uomini, tutti quanti, tutti a raccolta per riempire le gradinate. Adesso la tecnica è diversa, adesso bastano 10 persone per riempire la gradinata, perché le 10 persone si riproducono all'infinito. Lì invece in quei tempi occorreva riempirle veramente. E quindi io ho lavorato 2 o 3 giorni nelle scene di massa, ho lavorato, stavo fra le migliaia di persone, centinaia di persone, fra il popolo. E la scena era bella perché, ho detto, è un film peplum, in costume, in cui c'è
Gianna Maria Canale, che è promessa sposa a Ruben Royo Metello, lei è Giulia, però lei è innamorata di Marco Valerio, che sarebbe Jorge Mistral, il quale invece ama una cristiana, Marisa Lasio, Lea, quindi è un intreccio molto accidentato. A un certo punto del film, i cristiani vengono accusati dell'uccisione del proconsole di Giudea, è ambientato nella Terra Santa. E Marco Valerio non crede che siano stati cristiani ad uccidere il proconsole, quindi si mette di mezzo, cerca di evitare la persecuzione dei cristiani, però è costretto a scappare anche lui. C'è qualche vicissitudine e a un certo punto i cristiani sono tutti raccolti e quindi la platea dell'anfiteatro si prestava benissimo, dove c'erano centinaia di cristiani, con in primo piano Marisa Lasio, appunto Lea, e che stanno per essere trucidati. All'ultimo istante arriva Marco Valerio con dei soldati, quindi riesce a evitare la carneficina dei cristiani e ha un combattimento feroce, un corpo a corpo con Metello. Il combattimento è piuttosto complesso. Metello, sconfitto, si uccide con la daga di Marco. Senza aver prima confessato che era stato lui ad uccidere il proconsolo, quindi scagionando i cristiani. Quindi è un film a lieto fine. Devo dire che questo film è proiettato spesso dalle televisioni italiane, non so se la televisione nazionale o quelle private. Comunque io l'ho rivisto altre 3-4 volte perché è un film che si fa seguire, interessante, eccetera. Ma quello che mi preme rilevare è che in una situazione del 56, di una sezione povera, arrivarono tanti di quei soldi alle famiglie povere perché davano circa 1.000 lire per ogni comparsa al giorno, che era una somma non indifferente, mi da dire, perché agli operai che lavoravano all'edilizia Roma davano appena 700-800 lire al giorno. Quindi per 3-4 giorni, oltre ai giovani di Sezze che avevano partecipato come comparse, ma erano pochi, la gran massa di persone ricevette questa paga e ci fu un certo benessere proprio per il paese. E la cosa bella è che i cartolai, i tabaccai, fotografarono l'anfiteatro con questa tribuna e c'erano cartoline di Sezze in cui immortalavano l'anfiteatro con la tribuna e le statue romane necessarie per la realizzazione del film. E credo che ancora ci sia qualche testimonianza in qualche antica cartolina. Le schiave di Cartagine e poi fu il primo film girato a Sezze, in seguito ce ne furono altri sempre più interessanti e sempre con larga partecipazione di popolo.